Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo sempre su Trek to Yomi e questo è il terzo episodio. Siamo esattamente nel terzo capitolo e abbiamo appena visto il nostro villaggio essere attaccato dai briganti. Ci avevano attirati fuori, attirati a Kamikawa Mura, insieme a tutta la squadra di Bushido, essenzialmente per far niente, perché poi siamo arrivati là e sono morti tutti comunque, quindi. Abbiamo tentato, ma. Quanti sono? Centinaia almeno. È troppo tardi per me. Aiuta chi è ancora in vita, giustamente. Sì, dai, però, non metterci 3 ore, ecco. Ok, andiamo dentro al villaggio. Tutto distrutto, tutto in fiamme. Tra l'altro questo è un livello notturno. Posso andare di qua? Nope. Belle le inquadrature. Anche se questo mi sa più di tipo finale del gioco piuttosto che di metà gioco. Cioè, l'avrei visto bene come un finale. Come finale del gioco. Nuovo collezionabile trovato. Martello da fabbro. Con ciascun colpo di martello, il fabbro onora Kagutsuchi, il kami del fuoco e della forgia. L'impetuosa violenza della sua nascita relegò sua madre, Izanami, nel regno dei morti. Se non venisse placata, la furia di Kagutsuchi distruggerebbe noi tutti. Ah, quindi è colpa di questo qui? È colpa di Kagutsuchi il fatto che Izanami sia andata nello Yomi, negli inferi. Che stronzo. Aiuta la tua gente, diario aggiornato. Sono in ritardo, estremamente in ritardo. A ogni passo vedo il volto di un amico deceduto. Non so se sia rimasto ancora qualcuno da salvare, ma farò il possibile. Ucciderò i demoni che hanno causato tutto questo e troverò la mia Aiko. Ok. Questi si uccidono ancora con 2 colpi. Bene così. Sembra che non avremo potenziamenti al danno dell'arma. E quindi credo che nemmeno i nemici aumentino i loro HP. Nel corso della storia. Salviamo. Qui sta crollando tutto. Qua posso distruggerli così, mi sa. Loro. Esatto. Haha. Infami, vi sta bene. E io posso anche salire qua, giusto? Sì. Entrare qui dentro per vedere cosa c'è. C'è un nuovo collezionabile, la colomba. La colomba è il simbolo della messaggera di Yahata, il protettore divino, che un tempo nacque mortale nelle vesti dell'imperatore Ujin. Ogni samurai deve aspirare alla sua abilità e alla sua pazienza. Così come il maestro Sanjuro venerava Yahata, così ora spetta a me. Ok, quindi ora dobbiamo venerare il piccione pure noi. Quello è sempre agile, eh? Comunque sì, ti attaccano sempre uno alla volta, è abbastanza classico il gameplay. Mi ricorda un po' Assassin's Creed. Io però vorrei un attimo tornare indietro e vedere se riesco ad andare lì sopra, che vedo c'era qualcosa che luccicava. Tipo qui posso aprire, eh? Nope. Posso magari uscire e andare in un'altra stanza, in un'altra zona. Tipo qui. Esatto. Questi non sono briganti qualunque. Però per adesso come demoni, come roba soprannaturale non abbiamo ancora visto nulla, eh. Anche se loro continuano a dirci che è così. Cioè, che sono demoni.
Proviamo ad andare di qua a questo punto. Vedere cosa c'è qui sotto. C'è un arciere molto infame. E qui c'è anche qualcosa però. Ah, un altro Bo Shuriken. E qui nulla. Là c'è qualcosa. Qui. Attacco con rotolamento. Avanti via Y. Puoi effettuare un attacco subito dopo il rotolamento. Va bene. Queste sono tutte combo utili. Abbastanza situazionali però. Posso passare di qua? Sì che posso. Oh, ho sbloccato lo shortcut. Ok. E di qui? No. Quindi comunque la strada si ricongiunge alla strada che abbiamo fatto prima. E dai! Niente da fare. Questo è corazzato? Forse sì. Quindi noi lo secchiamo con una bella mossa finale. Salviamo e saliamo. La mia gamba. Le nuclei come un moccioso, datti una calmata, ora ti liberiamo. Ma state calmi, poverino. Cioè, si è rotto la gamba. Aiutami, ti prego. Il tetto è crollato, la mia gamba è schiacciata. Proprio tu, spietato come sei. Ora implori pietà. Mi dispiace. Stavo solo eseguendo gli ordini, è la solita scusa. E piangevi ogni volta che affondavi la lama nelle viscere di qualcuno? Per favore, per favore. Ah, non l'ha aiutato comunque. Ha detto, fottiti, gli ha detto. Va bene, ci può stare. Bastardo, torna qui. Sentilo. Posso colpire un'albicocca da 200 metri. Centrarti in pieno cranio sarà ben più facile. Scappa, samurai. Scappa. Il tuo prezioso onore non potrà salvarti ora. Aia. Ma... ma come facevo a pararmi, scusa? Devo rotolare? Prova a rotolare, perché parando non serve a niente. Però, dai, ma perché ti fa ripartire da qua? Ti mettono dei salvataggi inutili per la maggior parte del tempo. De letteralmente inutili. Ecco, non voglio stare qui a sentire questo tizio. Ah, ok, si rotola. Banale. Dai, tirane un'altra. Con l'attacco che abbiamo preso in rotolata, tra l'altro, è una cavolata questo nemico. Stordito e mossa finale. Nuova abilità sbloccata. Arco e freccia. Seleziona di là per sinistra per attacco a distanza. Scagliare frecce con l'arco è un'operazione lenta, ma è possibile prendere accuratamente la mira. Interessante. Ce la faranno provare? Sì, ce la fanno provare. Con un colpo probabilmente ammazza qualcuno con l'arco, allora. Qui posso salvare. Qui abbiamo munizioni. Altre munizioni. Vediamo se posso ucciderli in qualche altro modo questi. Esattamente. Come l'altra volta, posso usare un ostacolo ambientale per tirarli giù. E sbloccare anche un obiettivo. Sopra abbiamo arco e frecce, ok. Posso anche scendere qui. Ah, c'è un amico. Quanto male fa questo? Però muore con due colpi anche lui.
Come tutti. Salviamo. Qui abbiamo altre frecce. Sì. Questo piange disperato, ma non possiamo fare nulla per lui. Schivare con cambio di posto. Tocca LB in una direzione più X. Durante la parata puoi decidere di scambiare il tuo posto con quello dell'attaccante per posizionarti meglio. Mentre avviene lo scambio di posizione, puoi anche attaccare le spalle del nemico. Vabbè, OP. Vediamo, È esattamente qui dove dovrei andare. Era un vicolo cieco? Ah, non dovevo andare qua? Ah, qua arrivo. Ok. C'è un'interazione da fare qui. Ma povero cavallo. Ah, va bene. Non avrei mai pensato che potessi fare questa cosa. Posso mettermi qui dietro e non venire colpito? Tipo dietro i carretti? Esatto, oppure dietro gli alberi. Corazzato? Sì, corazzato. Mossa finale. Tu invece non sei corazzato e posso tirarti giù facilmente. Qui abbiamo munizioni. Immagino. Sì. Si salva. Dobbiamo colpire in fretta prima che lo Shogun possa rispondere. Ma sto già rispondendo. Posso andare di qua? E prendere faretra aumentata, buono. Scappa ovunque, non restare qui. Non è rimasto più nessuno, mia moglie, i miei figli, perfino mio fratello. Morti tutti. Loro vorrebbero saperti vivo, ne sono certo. Grande motivatore, Hiroki. Nuovo collezionabile trovato. Stampa Fujin. Fujin il kami del vento. È un terrificante demone nato assieme al Rajin dopo la morte di Izanami. Le sue tempeste portano morte e distruzione. È la sua furia che ha ridotto così la mia casa? Boh, può darsi. Noi proseguiamo in questo capitolo, terzo capitolo. Oh! Questo è un corazzato, attenzione. Stordiamolo e affettiamolo. Posso tornare indietro a vedere se... Vabbè, andiamo un attimo avanti. Questo mi sa di vicolo cieco, forse. Nope, non credo. No. Allora torno un attimo indietro. E vedo se si può salire. Dove eravamo un attimo prima. Qui. Si può salire? No, ok, niente da fare. Tanto come vedete con lo scatto si va abbastanza veloci tra gli scenari. Non si perde poi così tanto tempo. Salvo. E provo ad andare di qua. Shh, fate silenzio, sono ancora qui. Non sono un nemico.
E loro continuano a chiamarli demoni, ma noi continuiamo a combattere degli umani. Chissà quando la storia inizierà a prendere una piega magari un po' più sovrannaturale. Niente, questi volevano solo insultarmi un po'. Nuovo collezionabile trovato, però, perlomeno. Canna da pesca. Il bastone è uno dei simboli di Ebisu, il primo kami che fu portato su questa terra da Izanagi e Izanami. Nacque deforme, per questo venne gettato in mare dai suoi genitori inorriditi. Eppure sopravvisse e diventò forte. Ora ha in serbo un sorriso per tutti noi, e i pescatori si rivolgono a lui per avere un po' di buona fortuna. Dov'eri quest'oggi, Ebisu? Dov'eri quest'oggi? Aia, pazzito. Ok, basta pararsi qua. Oppure evitarli così. Non so se io possa colpirli effettivamente, eh. Aia. Ok, no, penso sia fosse solo uno scenario da superare correndo, senza cercare di perdere troppa vita. Ero troppo accecato dalla sete di vittoria e così questi codardi non hanno incontrato alcuna resistenza. Vabbè, ma io l'ho detto anche nello scorso episodio, forse all'inizio di questo. E lui è uno, cioè non è che può essere ovunque, è l'unico che sa combattere in sto villaggio. Pietà, non uccideteci. Diario aggiornato. Ok, leggiamo il diario. La morte è giunta a Kamikawamura. No, questo era il secondo. Leggiamo il terzo. Non c'è gola che questi demoni non taglieranno. Uomini, donne, bambini, perfino i cavalli. Sarei dovuto essere qui. Perché non sono rimasto? Ho giurato al maestro che avrei protetto la nostra gente e che sarei rimasto al fianco di Aiko. Ho infranto la promessa. Ma no, ma posso ancora salvarla. E posso spedire sottoterra la persona responsabile di questo orrore. Sì, ma di nuovo, cioè, lui era andato a proteggere l'altra gente in un altro villaggio, cioè non è che era andato a farsi le seghe da qualche parte. Qui c'è un collezionabilino da prendere. No, non mi sembra. Proseguiamo. Ok, qua posso salire. E qui forse c'è un collezionabile. Lì. No, munizioni. Altare per salvare. Allora a questo punto torno un secondino indietro. Tanto lì abbiamo in caso le munizioni, eh. Mi risseleziono i Boshuriken. Ah, vedi qua c'era il collezionabile effettivamente. Specchio di bronzo. Quando fuggì a nascondersi, fu il suo stesso riflesso in uno specchio circolare a ricondurre noi a Materasu, la regina dei Kami. Fu così che ella riportò la luce del sole nel nostro mondo. Ora è lei, la più grande tra i figli di Izanagi, a proteggerci dal regno dei morti. Bene. Mi ero perso quel collezionabile che era lì davanti a me comunque. Probabilmente ho fatto la stessa cosa anche con altri, specialmente nel primo episodio in cui avrei voluto prenderli tutti e ne ho mancato solo uno. Ok, proseguiamo. Boss fight. Con una lancia. Non mi interessa avvicinarmi. A fondo pesante, avanti Y e X, un attacco base con raggio un po' più ampio. Proviamo. Ah, così. Ok. Qui si sale. Oh, aspetta, aspetta. Ho visto che si poteva proseguire di qua. Energia aumentata.
Pensavo di sfuggirmi questo potenziamento. Ok. E qui abbiamo invece delle frecce. Ok. Usciamo da qua. Affondo! Non serve a un cavolo sto affondo. Salviamo. Ok, proseguiamo. Avevo tolto un attimo la mano dal controller per spostare il telefono perché mi sembrava stesse facendo un po' di interferenza. Mossa finale. Non sono invulnerabile mentre faccio la mossa finale. Aia. Vorrei fare una mossa finale, ma non riesco a stordirlo. Niente da fare, oh. Un altarino? Lei cosa mi dice? Mi hanno attirato lontano da qui, proprio quando ce n'era più bisogno di me. Vabbè. Quando smetterà di darsi la colpa per tutto questo? C'è solo la morte ad aspettarti? Ma lui non ha paura della morte, come disse nel primo capitolo del gioco. E allora le andrò incontro. Qui abbiamo parete aumentata. Potenziamento della salute. Ottimo. E di qua si va avanti. Questa non è una semplice incursione. Questo è puro terrore fine a se stesso. Sì, infatti, guardate come hanno impiccato gli abitanti e poi bruciati. Ma anche tra l'altro civili, cioè nemmeno guerrieri. Di qua non si può passare. Di qua sì però. E qui c'è una tecnica. Combinazione alta leggera. Muovi su XXY. Una combo in grado di perforare armature leggere e con una pesante mossa finale stordente. Utile. Ok, questa me la devo ricordare. Qui abbiamo Bo Shuriken, esatto. E qui si torna dove eravamo prima. Esattamente. Però qui abbiamo munizioni. Ok. Tu invece? Nuovo collezionabile trovato. Fiaschetta lunare. Ha la forma della luna, la stessa forma di Tsukuyomi, il secondo dei tre figli di Izanagi, che fu creato mentre questi si purificava dalla macchia dello Yomi. Tsukuyomi era uno dei fratelli di Amaterasu, regina del sole, ma ora il signore della luna la insegue in eterno attraverso i cieli, e la notte e il giorno non potranno mai più stare insieme. Sarà altrettanto vana la ricerca della mia amata? Come sei drastico. Bravo. Calcia il tronco lì e distruggi tutto. Vabbè. Poveretti quelli, cioè. Addirittura. Sembra un po' troppo. Quindi ora posso passare? Devo passare in qualche modo? Da qui sotto magari. Oh no, sto solo tornando indietro così, no? Sto solo tornando indietro. Allora dove devo andare là? Di qua ho fatto tutto. Di qua, lì a sinistra non si può andare. Qui dentro? Nope. Posso salire su questo tetto? Neanche. Ma scusa, allora dove devo andare? Ora che ho ucciso quei due nemici lì. Oh. Ah, ecco. No, capacità munizioni raggiunta. Niente. Non capisco dove debba andare in questo momento. Ci sarà qualcosa di lampante che mi sta sfuggendo, però.
Provo a tornare indietro a questo punto. A tornare di qua. E a proseguire da questa parte. Si prosegue? No, non si prosegue. E allora dove esattamente? Di qua? Sì, sono tornato, ma... Non capisco dove debba andare, sinceramente. Anche perché il gioco non è chiarissimo, cioè non... Di qua non si può andare. Qui abbiamo salvato, quindi di qua è la strada corretta. Ah, ok, qua dentro. Ok. Qui posso raccogliere... Ah, energia aumentata. Bene. Altro altarino. Perlomeno i checkpoint sono molto comuni. Quanti colpi mi sono preso, però... Volevo stordirlo per fargli la mossa finale, ma non... è morto prima. Ok. E qui si può prendere qualcosa? Nope. Salvo. E si prosegue. Ci sono morti ovunque. Beh, sì. Bo shuriken raccolti. Oh, ho visto qualcosa qui che luccicava. Anche se mi sa sono solo munizioni. Esatto. Li conoscevo ognuno di loro. E cercano di caricarti un po' il dramma, eh. Non ci stanno riuscendo particolarmente, a mio avviso, a caricare ogni un tono drammatico la faccenda. Cioè, questo gioco ci sto ancora giocando solo per il gameplay, essenzialmente, non tanto per la trama. Vabbè, allora? Vabbè. No, ma è interessante, eh. Cioè, mi raccomando, continua. Non posso fare niente per avvicinarmi. Per avvicinarti devi usare la rotolata, ma se la usi c'è troppo poco spazio. Scusa, vabbè. Userò le frecce allora. Vabbè, qua. Sì, conoscevi ognuno di loro. Appena compare, lo freddo. Ecco. Niente, bisogna far così, altrimenti... Ok, andiamo. E poi l'ambientazione è sempre un po' tutta ripetitiva, cioè, ho capito che siamo nello stesso villaggio, eh. Però, boh, un po' più di varietà non avrebbe guastato. Ce l'hanno la varietà, per carità, perché passi dai tetti alle strade, agli interni. Però questo stile fa sembrare un po' tutto uguale. Corazzato? E allora muori. Con la mossa finale. E qui stiamo ripercorrendo la strada del capitolo 1. Dovremmo tornare fino al dojo? Io intanto qua mi prendo questo con la mossa finale.
Ecco fatto. Potenziamento e energia aumentata, va bene. Qui abbiamo cosa? Un collezionabile, sì. Ciotola di riso, l'ultimo collezionabile di questo livello. Il proprietario di questa ciotola non potrà più mangiarvi. Beh, ci credo, è bucata. Il riso al suo interno non è che uno dei tanti doni di Ukemoki, kami del cibo. Eppure è per via della sua morte che Amaterasu, dea del sole, rifiutò suo fratello Tsukuyomi, dio della luna. In un impeto di disgusto, Tsukuyomi uccise Ukemoki, che aveva creato un banchetto a partire dal suo stesso corpo, tossendo e rigurgitando riso, pece e selvaggina, ma che schifo davvero! Da quel giorno, Amaterasu stabilì che il suo violento e iracondo fratello non era più degno di risiedere nel regno dei cieli. Ok, amen. Ah, la posso parare allora la freccia? Ero stato pollo io prima che non c'ero riuscito. Vabbè, crepa. Attacca, attacca. Attacca. Hai paura? Ok. Hiroki, sei vivo? Sì, sono vivo. Prendo munizioni. Dove è Aiko? Lui ormai è quello fisso. Al dojo, giustamente. Neanche un esercito potrà fermarmi. Addirittura. Ormai dovremmo essere vicini al dojo comunque. Me lo ricordo il primo capitolo. Frecce raccolte. Boshuriken. Esatto. Questa è la strada che conduce al dojo. Eccolo il demone. Boss finale? O solo boss di capitolo. Mi sa boss di capitolo. Ecco, è il boss finale del primo capitolo a cui avevamo tagliato il naso. È diventato Voldemort. Ma penso che dovremmo forse perdere anche qui. Vediamo. Ora però conosciamo più tecniche. Ok, sì, dovevamo in teoria perdere. Scusa, lui è morto e resuscitato, toccherà pure a noi, no? Morire e resuscitare. Lo Yomi ti attende. Quindi Aiko non l'ha trovata. Caricamento. E abbiamo concluso anche il capitolo 3 di Track to Yomi. Ecco il filmato iniziale del capitolo 4. Vabbè, penso sia un sogno. Una visione di Hiroki. Ah no? L'ha davvero salvato? Aiko!
Ok, ora siamo di nuovo nel gameplay. Diario aggiornato. Non sono sicuro di dove mi trovi o di come sia giunto qui. C'è stato uno scontro, un uomo con il volto da demone. Dov'è ora? E Aiko? L'ho vista, non è così? Perché non mi ha aspettato? Devo ritrovarla. Bene, io penso che lui qui a questo punto sia nel Regno dei Morti, nello Yomi. Come da titolo, Trek to Yomi. Cioè, c'è andato prima o poi. E detto ciò, il video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Dalla Shotsphere è tutto, al prossimo video!